c'è silenzio tra i rami della quercia. Starnige che non sanno. Mille cilindri esplodono benzina. Oscene ma non sanno. Parliamo di chakra e quindi che siamo in un ambiente orientale, in effetti ci salutiamo, tanto per salutare, salutiamo in modo orientale, cioè con il famoso saluto che facciamo Namaskar. Namaskar che poi significa tutto il mio bene verso di voi, con l'intelletto, con le parole e con il cuore. Quindi vedete che è un saluto abbastanza complesso, ma bello completo. Enrico, anziché questo nostro veloce ciao, che manco ci guardiamo. Quando poi è rivolto a una persona, il saluto è Namaste.
quindi tutti insieme. Allora, con il nostro maestro che ci raggiungerà fra poco, Pasquale, Dragon, avevamo concordato stasera di parlare un po' di così filosofie orientali in generale e di chakra. Io direi, vabbè, per quanto riguarda la filosofia orientale, di non andare troppo nei dettagli, anche perché è abbastanza complesso. Io direi soltanto, farei soltanto una precisazione, che purtroppo noi occidentali siamo molto carenti, in particolare noi italiani, siamo molto carenti nello studio e nelle conoscenze della cultura orientale, della storia orientale. Non sappiamo niente di filosofia cinese, non sappiamo nulla di filosofia orientale, non sappiamo troppo di altre cose. Sapete che oggi pure, no? Questa storia dei musulmani, l'Islam, eccetera. La mancanza di conoscenza ci spinge anche ad aver paura, al di là di tutte quelle, di tutte le manifestazioni pure di violenze che possono commettere, che poi non commettono soltanto loro, però. Perché anche gli occidentali non sono da meno. Anzi, forse noi gliel'abbiamo insegnato. Esatto. Oggi ci meravigliamo del taglio delle gule. E quando poi sappiamo che da poco Papa Bergoglio andava a chiedere scusa ai valdesi, e sappiamo che i valdesi venivano scannati dai cattolici, e c'era questa usanza molto violenta di bendare l'eretico, gli tagliavano la gola, poi toglievano la benda, asciugavano il sangue del coltello e passavano la benda così sporca di sangue, intrisa di sangue, agli occhi di una del prossimo paziente e così via. Gli attrezzi di tortura dell'Inquisizione. Questo tanto per dire che in effetti i poveri bene, ma ci somigliamo un pochino tutti, purtroppo è l'uomo che ha dentro di sé la violenza. Noi con i chakra e con le filosofie orientali e con la conoscenza invece della cultura orientale cerchiamo di allontanarci un po' dalla violenza, non perché gli orientali non fossero stati e non saranno violenti, no, per loro sono violenti, però io dico almeno attraverso la conoscenza di questa cultura orientale ci avviamo verso una armonia che forse altre tecniche non ci danno, in modo particolare lo yoga, un po' perché tiro acqua al mio mulino, nel senso che insegno yoga, quindi pratico yoga da decenni, ma perché vedo che poi lo yoga ti permette di raggiungere una certa calma interiore, una certa armonia e quindi una sintonia anche con gli altri. All'interno di questo discorso di yoga, eccetera, abbiamo anche la conoscenza dei cosiddetti chakra, cioè delle, significa chakra, poi significa ruota, in effetti, no? È un cerchio, infatti lo vediamo simboleggiato anche qua, questo alla base del nostro omino, yogi. È un cerchio e in effetti come ogni cerchio ha un suo punto, così come la nostra ruota umana va alla ricerca del proprio centro e noi dovremmo raggiungere questo centro senza distoglierci dal centro, dal nostro fulcro e quindi senza prendere altre strade. Ora questi chakra, pochi giorni fa io parlavo di chakra con e di religione di apparizione, prima parlavamo con Clementina di apparizione, di Zaro, eccetera, e una ragazza che è andata, un'amica, insomma, conoscente, che è andata fin su a Medjugorje, dico, la Madonna l'hai vista, il sole è diverso, l'hai vista? Dice, no, veramente, vabbè, comunque, poi non sempre riesce a vedere, ma... E allora lei mi rintuzzava e diceva, vabbè, ma tu poi perché sei sempre così avverso a queste pratiche, a queste conoscenze, non vuoi vedere, devi accettare un po' anche per fede. Un altro amico mi faceva notare, dice, però tu non accetti per fede la Madonna che appare, però accetti per fede i chakra. Non esiste la Madonna, ma non esiste neanche i chakra, giusto? L'osservazione calzava almeno in linea generale, perché in effetti questi chakra non è che li possiamo vedere, non è che domani mattina possiamo andare al centro all'SDN, no, al centro Aragonese, a San Giovanni Giuseppe a farci la radiografia o l'ecografia per vedere il chakra, lo stomaco come sta, che problema ci può portare. Cioè non sono visibili scientificamente, non sono sperimentabili, che non è che abbiamo il chakra, sappiamo dove,
dove si trovano, ma non l'abbiamo mai vista, intanto noi l'abbiamo sperimentata. E allora dice, scusa, se tu che sei così scientifico e razionale non vedi la Madonna, non credi nella Madonna, ma se non vedi i chakra non dovresti credere neanche ai chakra. Bene, allora non è che credo nei chakra o crediamo nei chakra. I chakra in effetti sono dei centri di energia, anche se non li vediamo, però ci permettono di verificare il flusso energetico che attraversa il nostro corpo, dalla base alla sommità. E sono fotografabili, tra virgolette, attraverso uno stato di salute che noi abbiamo, ma non soltanto stato di salute, proprio in senso fisico, no? Funzionamento buono o cattivo che sia di determinati organi, secondo, dopo lo vediamo, secondo dei chakra dove si trova, ma anche del nostro modo di essere. Quindi c'è una spiegazione, diciamo, psicologica relativa a ogni chakra, così come c'è anche una spiegazione di tipo fisico. E partiamo proprio concretamente. Ecco, per esempio, è una verifica che noi possiamo fare anche qua fra di noi, una verifica del nostro modo di essere, del nostro carattere, che risponde un po' a delle domande, e sono domande che noi poniamo anche quando, per esempio, vogliamo decidere di utilizzare i fiori di Bach. Non so se avete mai sentito parlare di fiori di Bach, è una forma di terapia attraverso 36 fiori, con le essenze. C'era questo medico, questo inglese Bach, che aveva studiato 36 fiori, ogni fiore, no, viene utilizzato per curare le nostre malattie, i nostri disturbi, le nostre carenze energetiche. E come si arriva a dare un fiore anziché un altro? Attraverso un colloquio, cioè il medico, diciamo, che cosa fa il terapeuta, che cosa fa? Sta a colloquio col paziente e attraverso il colloquio cerca di capire questo paziente come è fatto, di che cosa soffre, come cosa è abituato a fare, cioè, e quindi dalle risposte si accorge della necessità di quale tipo di fiore va a colmare la lacuna. E allo stesso modo pure qua con i chakra noi partiamo da un colloquio, da un test. Che ne so, per esempio, ho paura del futuro. Allora, uno di noi può dire, ma boh, io ho paura del futuro, ho poca fiducia nella vita. Aspetta, per ricapitolare brevemente. Sì, dicevo, hai fatto il fiore di Bach. Il fiore di Bach, sì. Che a secondo che si ha un colloquio con la persona interessata, e attraverso questo colloquio uno capisce dove sta la tua carenza, e dalle carenze si arriva a individuare il fiore che riesce a colmare questa carenza, in linea molto concreta e molto pratica. Allora, attraverso il colloquio è anche attuabile adesso per individuare il tipo di chakra che funziona male, cioè che ha poca energia. E allora noi cominciamo, possiamo vederlo noi stessi, ho paura della vita, sono angosciato, tengo paura del futuro, sono privo di energia, privo di forza, mi muovo poco, ho mani e piedi freddi, non è il mio caso, sono stati sandali, mani e piedi freddi, cioè ci sono determinate indicazioni, oppure perdo facilmente il contatto con la terra, cioè divento poco concreto. E allora, se io rispondo che sì a queste domande che ho posto, diventa evidente che qual è il chakra che non funziona? Sarà il primo chakra, cioè il primo centro di energia, che è situato all'altezza del perineo, fra l'ano e i genitali. A quel punto è collocato questo primo chakra, che è stato colorato di rosso, ma anche qua i colori sono un po' molto orientativi, perché non tutti colorano allo stesso modo, anche se la prevalenza generale è quella di colorare col rosso il primo chakra, che poi si chiama il Muladhara, che è, come vedete, uno che è seduto in loto, vedete che è a contatto diretto con la terra, no? Quindi diciamo che è il chakra che ci permette di essere legati alla terra, di essere concreti, di essere
stabili, no? E infatti è il chakra della stabilità. Ora, avendo risposto no a queste cose che ho detto prima, ho paura del freddo, del futuro, non credo al futuro, sono scollegato con la vita, eccetera, eccetera, dovrei cercare di attivare questo chakra. Dice, come si attiva? L'attivazione avviene attraverso delle posizioni yoga. Questo è un po' per riguardo un pochino tutti i chakra. Cioè l'apertura, la cosiddetta apertura, la cosiddetta attivazione dei chakra avviene attraverso delle posizioni yoga che vanno ad attivare in modo specifico quella parte del corpo. E allora ci sono determinate, anche altre determinate indicazioni per attivare questo chakra, per esempio il fatto di utilizzare l'acqua fredda per rinvigorire gli organi, i piedi in modo particolare, le mani, quindi per avvertire calore, oppure usare degli oli essenziali, tipo olio di garofano, rosmarino, cipresso, eccetera, che servono a stimolare questo chakra, o magari l'uso di pietre preziose, e poi di esercizi fisici che si identificano con delle posizioni yoga. Gli esercizi fisici, adesso diventa un pochino difficile farveli vedere, insomma, no, ma tipo per esempio la tigre, ovviamente quello lì che predispone, che ne so, la sistemazione del corpo, tipo come un gatto, quello di inarcare la colonna o magari di essere seduti in loto in questa posizione, o di fare un esercizio particolare che è quello della contrazione, del rilassamento degli sfinteri anali. Anche quello è un esercizio molto importante che serve sia ad attivare il chakra sia a portare beneficio a tutta la parte meridionale del nostro corpo. Aspetta, come hai detto, bisogna la contrazione? Contrazione e rilassamento dello sfintere anale, qui dell'ano, sì. Che però avviene con il respiro, combinato con il respiro. Prendo aria e rilasso, espiro e contraggo. Quindi, e poi dipende dalla questione di coordinamento di questi respiri. Sì. Quindi vedete che abbiamo individuato, se io rispondo in questo modo a determinati quesiti, vado a individuare che il mio chakra che funziona male è il primo, che poi si chiama Muladhara, il chakra della terra. Andiamo più sopra